Da pochissimo a Biasca è nata l'associazione Romin Ticino, unire le storie e creare il futuro. Lo leggo così, lo dico correttamente. Siamo qua con Sofia. Allora, la prima cosa che voglio chiederti è perché siamo qui a Biasca in questo momento. Allora, abbiamo deciso questa location perché questi sono i palazzi in cui le prime persone rom si sono trovate. E io ero molto piccola, quindi ho dei vaghi ricordi, però mi ricordo che magari in ogni piano del palazzo c'era un rom e quindi si è creata un po' questa specie di comunità, sì, una comunità di per sé, per cui capitava che le persone si frequentassero molto, magari ogni tanto capitava che tornassi a casa, non c'era mia mamma e allora io sapevo che andavo dalla vicina di casa, che poteva essere una mia parente, ma come anche no. L'obiettivo dell'associazione è quella di rappresentare i rom ticinesi per effettivamente far sentire un po' di più la nostra voce, perché non siamo tanto conosciuti, ci sono tanti pregiudizi, quindi l'obiettivo è anche quello di far vedere chi siamo, far capire che comunque abitiamo in Ticino da tanti anni e quindi la nostra realtà è questa, siamo ticinesi. E poi anche quello di sostenere comunque un piccolo dopo scuola che stiamo facendo con i bambini, che appunto è tutto partito un po' con loro, proprio dal fatto di questa esigenza di far sì che loro potessero sentirsi liberi di dire di essere rom senza vergogna e di far sì che potessero comunque riconoscere la propria identità nell'essere rom anche parlando la lingua, cosa che diventa sempre più difficile perché molti bambini poi tendono magari un po' a nascondersi per paura dei pregiudizi. Quali sono i pregiudizi con cui dovete un pochino avere a che fare e quali sono quelli più sbagliati che magari vi danno più fastidio? Allora, in verità appunto la nostra comunità rom in Ticino è molto spesso collegata con le comunità in Italia, da cui poi nascono diversi pregiudizi che possono essere veri magari in Italia piuttosto che no, però molto spesso ecco quelli che sentiamo di più sono rubano i bambini, rubano in generale, insomma tutta una cosa sul rubare piuttosto anche che sulla pulizia, cosa che effettivamente in generale nelle persone rom che conosco anche fuori dalla Svizzera non c'è, ma nella comunità ticinese ecco sicuramente no. Principalmente i rom in Ticino non sono nomadi, ma i rom in generale in verità sono sedentari da parecchie generazioni. Io sono nata a Serbia e dopo sono stata sposata a Kosovo e dopo è morto mio marito e io sono arrivata qua per lavorare. Io lavoravo al ristorante, aiuto cucina, lavare piatti, così. E così ho detto che voglio portare i miei figli, e c'era uno che mi aiutava tantissimo. I figli andavano a scuola, hanno fatto tutte le scuole qua. E così i figli lavoravano e uno è professore, dottore, non lo so, tutte hanno diplomi di 2-3 diplomi, non uno. Come ti fa sentire il fatto che spesso il termine rom venga associato magari a reati o a cose non propriamente belle? Allora, una cosa che ovviamente dispiace, ma che da un lato capisco. Credo che molto faccia il fatto che le notizie anche che ascoltiamo spesso, anzi sempre quando sono rivolte verso i rom, sono negative. Basta pensare alla criminalità sia micro che macro, non so, qualcuno borseggi, furti o comunque i campi rom, situazioni di degrado che fanno notizia giustamente perché sono una cosa eccezionale, mentre magari i rom integrati non fanno notizia proprio perché sono normali e sono invisibili nella società. Io, nessuno lo sa che sono rom se non lo dico. Non faccio furti, anzi sono un consulente finanziario di mestiere, quindi faccio esattamente il contrario e nessuno l'avrebbe capito se io non l'avessi detto.